Nella seconda strofa della Ginestra, Leopardi rimprovera agli intellettuali dell'epoca di aver fatto un passo indietro. Essi hanno abbandonato la via della ragione e le idee dell'illuminismo per abbracciare l'illusione consolatoria dello spiritualismo e della religione. Una visione provvidenziale della condizione umana che Leopardi considera più vicina al Medioevo che alla modernità. Il paradosso è che i moderni, sostiene Leopardi, chiamano progresso proprio questo guardare al passato, del ritornarti vanti, e il proceder il chiami. Il poeta attribuisce questo trionfo della visione religiosa alla mancanza di coraggio. Gli intellettuali dell'epoca e più in generale l'umanità del suo tempo non hanno il coraggio di guardare in faccia la verità, la sorte infelice che la natura ha assegnato all'uomo. A differenza di Leopardi, essi rifiutano pertanto la filosofia che svela questa verità, aggrappandosi agli inganni della religione.